sbaglia mai un colpo. Invece il prossimo ospite che ogni volta che ci si mette dà vita a un best seller e nelle librerie la sua ultima fatica letteraria, Un animale selvaggio, è primo in classifica in Italia e non solo, collegato da Tolone in Francia, niente poco di meno che Joël Dicker. Merci, bonsoir. Grazie, buonasera. Bonsoir, Joël. Enchanté de faire votre connaissance. C'est un grand plaisir de te voir avec nous ce soir. Merci. Grazie, anche io sono contentissimo di essere qui, grazie di questa bella accoglienza. Volevo essere in presenza lì con voi, ma sono in tournée in Francia, quindi siamo collegati, grazie. In tournée in Francia, perché ovunque, allora, nei suoi romanzi, caro Joël, lei spesso indugia su aspetti inquietanti che riguardano persone apparentemente normali, errori banali che conducono a tragedie, tipo aver chiamato il professor Maggi nel cast fisso. C'è sempre nei suoi libri un passato che non vuole saperne di restare tale. Lei di che cosa vuole liberarsi a parte di aver accettato il nostro invito? Je veux me débarrasser. Allora vorrei liberarmi di qualcosa. Penso che tutti noi vogliamo liberarci di qualcosa, delle impulsioni, delle voglie o delle preoccupazioni che ci teniamo per noi. Siamo un po' ossessionati, molto ossessionati dalle apparenze, dal mostrarci nel nostro migliore dei modi, e ci dimentichiamo a volte che la nostra identità invece è fatta da tutte queste pulsioni, da questi lati magari un po' meno confessabili, ma che fanno di noi ciò che siamo. Il mio libro parla alla fine di questo. Ognuno di noi ha un segreto, secondo te? Sì, tutti abbiamo un segreto, più o meno grande. Questo libro racconta, d'altronde, la storia di piccoli segreti che sono piccoli, non molto gravi, ma ognuno, ogni personaggio ce l'ha. Ogni personaggio vuole tenersi per sé questo segreto, non vuole confidarsi con il marito, con la moglie. Questi segreti diventano sempre più grandi, diventano una catastrofe alla fine. Catastrofe, questa è una parola très juste. Joël, tu sei una meravigliosa macchina da bestseller, ma ti volevo chiedere, in tutti questi anni di pubblicazioni, ti è mai capitato di essere presentato in un programma da qualcuno che non aveva letto il tuo libro? Non ancora, sarebbe una prima se fosse così. Non è vero, non è una prima pour rien, perché ce l'ha lì tutto quanto. Te lo giuro, l'ho letto. No, non parlavo di te. Lo so, mi sei sentita toccata. Perché volevo capire se c'è qualche domanda che tu puoi fare, senza spoilerare ovviamente, al tuo intervistatore, per capire se l'ha letto. Oui. Je suis prête. Ci proverò, non è facile. Posso dire che è un romanzo che racconta una rapina a Ginevra. Il 2 giugno 2022 ci sono due ladri, hanno 7 minuti per questa rapina in una gioielleria, e poi si torna 20 giorni prima di questa rapina, si incontrano due coppie, Sophie e i suoi vicini, Karine e Greg, sono i vicini di Arpad e Sophie, e ci sarà una sorta di fascinazione che diventa un'ossessione da parte dei vicini di questa Sophie, e quindi si scopriranno un po' questi intrecci, si capirà chi sono i veri autori. Ludwig, scusa Joël, je parle un moment avec le traducteur. Ludwig, dimmi. Tu dois faire la 7 domande ici. Ci proverò. Try if you can. Io parlo come Salvatore del nome della rosa, così penitenziagite anche, ci butto là una. Tutte le lingue del mondo, tutte male. Io volevo sapere da Joël che domanda può fare lui a me perché io possa dimostrare a lui che io ho amato innanzitutto tantissimo e letto il suo libro, senza spoilerare troppo su una trama fitta e densa di coupe de théâtre. Il ha compris. Ha capito. Quel animale è sur le tatouage de Quale Sophie? Animale si è tatuata a Sofia? La pantera. Bravo. E comunque non abbiamo rivelato niente, vi assicuro. No, è Pastelment El. E sono soltanto lei. No, non devi dire più niente, se no altro che spoiler. Se spoiler. Come si dice spoiler in francese?
On dit spoiler, sì, lo diciamo, spoiler. C'est la même chose. Allora, Joel, innanzitutto devo dire, tu sei il colpevole di un sacco di gente che ha fatto aspettare altra gente, perché chi legge i tuoi libri di solito si attarda, non riesce a lasciare le pagine, non riesce a lasciare i personaggi nelle difficoltà in cui tu le metti, quindi molto spesso sono quei libri che uno legge con l'ansietà di liberare appunto i protagonisti dalla merda in cui tu li metti, grazie alla tua fantasia Très Desenchanté. Ti è capitato quindi, a te capita che dei libri non ti permettano di continuare con la tua vita normalmente, come è capitato a te, a me, col tuo? Mais oui, je le crois. Io penso proprio che succeda, e succede anche a me, e grazie anche per quello che hai detto sui miei libri. Io penso che valga per tutti i libri. Dobbiamo trovare il libro che ci parla di più. E poi, certo, leggere è importante. Ci sono persone che alla fine non leggono. In realtà basterebbe anche semplicemente portarsi nello zaino, nella borsa, un libro e leggere per 5 minuti al giorno, e poi diventerà sempre di più, perché i libri ci offrono una finestra, una sorta di libertà, quando ci annoiamo, quando siamo un po' in quei momenti vuoti, in bus, sulla metro, e possiamo immaginare. Quindi certo, crea un po' dipendenza, devo dire. Io penso che sia l'unica buona dipendenza per la nostra salute, che può contagiarci facilmente. 5 minuti bastano. Le persone pensano a volte che si debba leggere per 3 ore al giorno e che la lettura sia un'attività noiosa. No, cominciate con 5 minuti e vedrete che dopo 10 giorni, 15 giorni, sarete completamente dipendenti. Joël, ti avevate montrato una foto. Fotografie. Ah, eccola. Allora, vous avez des vieux dossiers. Allora veramente avete dei dossier antichi sul mio conto, molto vecchi. Esatto, in Italia, guardi, non usare la parola dossier di recente, che è meglio. Poi dopo ci fate le spiegare un'altra fois. Allora, Joël, quando hai iniziato con la batteria? Ho cominciato quando avevo 6 o 7 anni. Diciamo che la batteria è stata con me per molta della mia vita. Sono un po' un musicista mancato, sono uno scrittore, è vero adesso, ma il mio grande sogno era essere batterista. E però hai messo il ritmo della batteria nella tua scrittura, questo senz'altro. Hanno qualcosa in comune la scrittura e la batteria? Strago du boudé? Chissà come traduce strago. Non lo tradurrò. Allora, la batteria è il ritmo. Come ha tradotto Ludwig Strago du Boudé? Allora, le tempo e il ritmo, e dall'écriture on a besoin la batteria. Fammi rispondere prima. Adesso glielo facciamo ripetere. Quella cosa lì non l'ho tradotta. Sto facendo ripetere la risposta. Diceva che il batterista è quello che tiene il ritmo, che tiene il tempo, quello che sta dietro le quinte, in un certo senso, non dietro le quinte, ma dietro gli altri musicisti sul palco. Al tempo stesso è il primo che entra nel tempo, che tiene il tempo, che porta sulle spalle tutto il gruppo e tutto il pezzo musicale. Anche in un libro è un po' la stessa cosa. Il tempo c'è un tempo che viene a crearsi, e quindi penso che ci siano molte similitudini tra un libro e la batteria. Allora, Joël, vado a presentarti la batterista di un gruppo italiano molto noto, dei Baustel. Buonasera a Julie Hunt. Grazie Giulia, un piacere averti qua. Julie. Buonasera Julie. Che cosa hanno in comune secondo te la batteria e la scrittura? Sicuramente la ritmica, come è già stato detto. Io forse la vedo più come un mezzo di espressione più ancestrale, cioè la scrittura vuole, diciamo, congelare la parola, e la batteria, la percussione, forse è un po' un mezzo per andare a congelare un altro tipo di linguaggio. Mi piace pensare che nella preistoria la prima cosa che si è suonata è un sasso, no? No? Sì, come no, stavo per dirlo io. Tra l'altro, sicuramente, Joël, per i tuoi vicini di casa è molto meglio che tu abbia continuato con la scrittura invece che con la batteria. Ma che ritmo hai dato tu al tuo romanzo Un animale selvaggio? In una parola, un ritmo jazzato, un ritmo di jazz. Un moment, Joël. Che comincia piano, tipo tu sui cembali, 5/4. E si sente che ci vuole portare da qualche parte, che gli elementi poi entreranno sempre più uno dopo l'altro. Vai, Julie.
ti ritrovi, Joel, ti trovi in questo ritmo? Era quello che avevi in mente tu? Ça va parfaitement parce que va benissimo, anche perché si sente che c'è una specie di temporale che sta arrivando, si sente che Giulia piano piano potrebbe accelerare, aggiungere delle note, sì. Ma che ritmo segui quando inizi a scrivere? Indicalo a Giulia che lei va. Giulia, si tu connais la cascara? La cascara, quindi Giulia comincia piano piano e poi entra sempre di più, un ritmo lento poi che avrà un crescendo. Vai col mascara. Questo è l'inizio, quando presenti i personaggi, no? Poi tu... Stai andando benissimo, cosa non lo so, che quella Tolone. Joel, questo è l'inizio, poi quando la trama si sviluppa e si iniziano a scoprire i primi segretucci, il ritmo sale, vero? Ah oui. Assolutamente sì. Questo è il programma migliore della mia vita, comunque, ragazzi. Grazie. Sì, poi piano piano cresce, c'è un crescente, c'è crescendo. Poi c'è sicuramente, Joel, un momento in cui c'è un momento di suspense e silenzio. E silenzio totale. Totale, silenzio totale. Esatto, fino a quando non si arriva, si ricomincia, vai Giulia per un finale dove succede un casino, Joel. Una rapina. Una rapina, esattamente. Un omicidio. Comincia la rapina, entrano in gioielleria. Tensione aumenta, ci sono i poliziotti fuori, non vi dirò molto per non spoilerare, però. E là on tourne le pages. E qui giriamo le pagine, che cosa succede? Io direi che alla fine della pagina c'è un fantastico finale di intervista per uno scrittore meraviglioso! Grazie Joel! Merci! È stato bellissimo, grazie. Scusami, grazie. Ti devo chiedere una cosa, Joel, siccome io il tuo libro l'ho letto veramente, te lo giuro, e siccome sei a Tolone, me la faccio io da solo la dedica, cosa mi scrivo? Da parte tua, eh? Allora, je mettrai... Io scriverei... Merci pour la grazie per il programma televisivo migliore della mia vita. Merci pour le programme. Lo scrivo in francese? Programme, mille euro. E la prossima volta sarò dal vivo da te. De la mi vi. Je t'aime beaucoup. Baci, ti amo. Joel, ton pour sempre, Joel. Assolutamente sì, anch'io lo firmo. Ciao anch'io. Joel, grazie mille. Grazie, merci. Ah, merci. Grazie, ah, Giulia, vieni un attimo qua con me. Giulia, grazie. Grazie davvero per essere stata con noi.